Dimenticata la contestazione civile di sabato mattina, lo Speroni ambiente sereno e solidale, come dimostrano le uova di Pasqua dei club del tifo bianco-blu, messe in vendita per aiutare l'associazione italiana Sclerosi Multipla. Alle 14.30 spazio al calcio giocato. 8 minuti e la Pro Patria va sotto. Musetti offre un filtrante a Malacarne, il terzino supera Gianbruno e Carotti spinge in rete, Cremonese in vantaggio. Il pubblico rumoreggia, la reazione tigrotta però non si fa attendere. 14esimo, punizione tagliata di Sarno, Melara di prepotenza pareggia. A metà primo tempo il tendine di Morello fa crack, continua il martirio di infortuni per il difensore che dopo mesi si era riconquistato un posto da titolare, al suo posto Bruccini. Alla mezz'ora Sarno migliore in campo, serve Ripa, Cremonesi lo tocca, calcio di rigore ed espulsione. Dal dischetto lo stesso Ripa si fa neutralizzare il tiro da Paoloni. Poco dopo Sarno ripete a fotocopia l'azione che ha portato al penalty, Serafini arriva tardi all'appuntamento con il gol. La Pro non rischia nulla e al controllo del match, 14esimo della ripresa, bomba di Melara, respinta di Paoloni, Sarno appoggia Ripa, sinistro in rete. Guai ad esultare troppo, 180 secondi e Viali lancia lungo, Barbagli si fa scavalcare, Pivotto non chiude, Del Grosso completa il pasticcio difensivo, Musetti scarta Gianbruno e ristabilisce la parità. Serafini e compagni danno vita ad un forcing sterile, Sarno al 37esimo ubriaca la difesa grigio-rossa ma non è preciso sotto porta. Il baby fantasista ci prova anche su calcio piazzato senza alcuna fortuna. Altri due punti persi si aggiungono alla lunga lista di rimpianti di questa stagione.